È giunta la decima edizione, l'ormai tradizionale festa di fine estate organizzata dall'associazione Salamina, il Palio degli Asini. Ben 10 contrade si sono sfidate nella divertente e colorata gara, tra i piccoli ciuchini condotti da improbabili fantini e guidati da improvvisati accompagnatori. Prima della gara, i timpanisti Faianensis, con i loro rullanti tamburi, hanno guidato il corteo di presentazione dei partecipanti. A darsi battaglia nelle batterie di qualificazione, tra due ali di folla festante, le contrade di Salamina, Borgo Ignazia, Rione Vito Curlo, Contrada Chiancarella, Signora Pulita, Pozzo Vecchio, Contrada Mozzone, Santa Lucia, Rione Costa e Cocolicchio. Alla fine, dopo gare all'insegna del divertimento, ad aggiudicarsi la vittoria nella finalissima è stata la Contrada Salamina, che ha preceduto Signora Pulita e Rione Vito Curlo. Al termine della manifestazione, come ormai da tradizione, si è dato il via alla festa vera e propria, con canti, balli e tanto buon cibo della tradizione, carne allo spiedo, panzerotti e vino rosso. Queste le parole del sindaco di Salamina, Giovanni Palmisano, organizzatore dell'evento. Sindaco di Salamina, da quanto tempo è in voga il Palio degli Asini? Questa è la decima edizione. Un successone, bellissimo, tutto bene, con 10 asini in gara, 10 contrade, è stato bello, c'è tanta gente, ogni anno si rinnova e ogni anno c'è molta più gente. Ciò che ci fa piacere è che si divertono tutti e vada tutto bene. Grazie a tutti. Quest'anno chi ha vinto? Come 10 anni consecutivi Salvatore, col fantino Graziano Palmisano. La contrada? Salamina. Ok, grazie.